Se fosse fatto un censimento sulla fede, probabilmente dovrei definirmi agnostico, ma con certi distinguo. In effetti, mi sento come su un ponte tibetano, ondeggio tra l'agnosticismo e una forte spiritualità. L'esperienza spirituale più importante che ho fatto è stato il Cammino di Santiago. Sono partito nel 2012, in un momento di crisi personale. C'era in me un'inquietudine spirituale mal sopita. Avevo anche scritto una canzone, Nel tuo nome, che ne parlava. Quello che mi sono portata a casa è stato un sentimento di fiducia incrollabile che a distanza di anni ancora non mi abbandona. Prima provavo inquietudine per la mia difficoltà di aderire completamente alla religiosità e insieme una sorta di vulnus derivato dal fatto che, nonostante sentissi miei certi temi, non potessi ritrovarmi in una spiritualità codificata. Ora vivo questo mio agnosticismo, o meglio, questa mia spiritualità dolce, con serenità. Gaber direbbe che sono un non so.